Ma chi Valentino cosa, Moro? Non ho capito, Moro.
Buono, capito. Sarà perché per il gioco non avevo capito. Bella, Moro, che dici, tutto a posto? Lo sono ricoglionito. Sì, ho dormito verso 3:30. Abbiamo giocato con Michael e un mio amico che lui gioca da PC e un suo amico, vabbè, il suo amico è un fenomeno, fermate, proprio un fenomeno, però ieri non è riuscito a vincere una, perché vabbè, pure un amico suo è una cosa assurda. E poi è una sfiga, come scendavamo, perché già ce ne trovavamo 80.000 cristiani intorno. Quindi abbiamo fatto, mi pare, le 3 di notte. Eh sì, 3 di notte, perché una certa Michael come sempre gli è crashato. E noi abbiamo continuato un'altra partita e basta. Abbiamo fatto una volta un'altra a 3 set e va. Però una peggio di un'altra. Siamo arrivati sempre comunque sui 25, mi pare una settimi, ottavi, ma tipo proprio a culo. Una cosa pietosa. Tutto a posto, ma stai al lavoro o stai a casa? Ah, questo sono amico di Agnello. Vai contro. Perché ti sei fermato? Ma ti sei sistemato con la col coso, con il non, ancora non ti funziona, non hai trovato ancora niente, ancora non si è trovata la soluzione. Vabbè, grazie al cavolo. Col PC va bene, sì. Lo sai che stavo vedendo? Adesso prima stavo, prima di iniziare stavo a seguire una puntata del multiplayer con PC, che parlava di un pregnetto, ma così si chiama Sound Blaster G3. È un DAC audio, non dovrebbe costare tanto, una trentina d'euro, che va messo tra le cuffie e la console o il PC, poi mettono dappertutto, e praticamente ti migliora notevolmente sia l'audio in entrata che in uscita. C'ha proprio un, e poi gestirti l'audio tipo direttamente da lì, per tipo la chat vocale, la chat gioco, abbassare, dice, si migliora in modo assurdo, ma tipo costa una 25 euro, mi sa, si chiama Sound Blaster. Vabbè, la Sound Blaster la conosci come marca, è una marca specializzata in dispositivi audio. No, è una pregnetta così, che c'ha un'uscita USB da una parte e tre uscita dall'altra. Oh, e poi c'ha un'uscita dove tu l'attacchi o l'USB della Play, o persino sulla Switch va bene, pensate, o sulla Switch o sul computer. E poi c'hai i tre jack, che c'ha lo jack, un jack che sia cuffia audio, se tipo usi cuffia audio col microfono, oppure ce l'hai separato, che se uno usi solo la cuffia e l'altro inserisci un secondo microfono esterno, e poi il terzo non ho capito che cazzo serve, e mi sa che poi l'acquisizione, che puoi fare pure anche solo l'acquisizione audio, non ho capito. C'hai il, puoi mixare ovviamente tramite l'app, o colleghi al computer e poi scegliesti le tue cose sul computer in modo che poi rimangono salvato nel DAC, persino dall'app del telefono c'ha, e puoi gestire tutto l'audio, ti migliora in un modo assurdo la qualità audio, dice, senti i passi, tipo lui faceva l'esempio su Rainbow Six Siege, che Rainbow Six, lo sai, l'audio è fondamentale. Fa vedere che è praticamente migliora in un modo strepitoso, riesce a sentire il pelo di sopra che cade per terra. E per 25 euro non è buono, è buonissimo.
E per i minori c'è anche l'audio in entrata. Ah sì, no, quello sì, quello l'ho pensato anch'io perché dice soprattutto Sony ha inserito Dark Audio direttamente all'interno, non so come si chiama, dice che è un pezzino migliore del 3D Audio della Dolby. Lo so. Dice che è qualcosa di strepitoso, è qualcosa di micidiale. Vabbè, però comunque per 20 euro non è che è una spesa esorbitante, è comunque una cosa che ti rimane, perché comunque lo puoi utilizzare anche da PC e da qualunque altro dispositivo, eh? Non è che è esclusivo per PlayStation, è per tutto. E no, la prossima settimana mi dovrebbe arrivare teoricamente i codici per provare Xbox is Cloud, eh? Molto, aspetta, mi dovrebbe arrivare l'email. Che c'è per il servizio in cloud di Xbox. Mannaggia. Guarda, no, effettivamente come macchina è meglio, però Sony da quello. Ma guarda che ieri è stata, ma non ho visto ieri la presentazione. L'hanno data per morta ieri Google. La Google Stadia? Ieri hanno fatto una nuova presentazione. Hanno rifatto una nuova Direct di Stadia e tutti quanti pensavano che comunque avrebbero migliorato qualcosa, avrebbero messo. Io ce l'ho Stadia, nel senso c'ho quella di 2 mesi gratis. E c'ho il parente mio, Francesco. Vabbè, Francesco Bonfini, lo conoscete. Che si è proprio comprato il. Che lui è un genio poi dell'informatica. Si è comprato proprio il vabbè, il pad praticamente, è stato uno dei primi a comprarselo. E ieri pensavano chissà che cosa quale presentazione facevano, ieri proprio, ieri verso che era le 5 e mezza l'ha fatta la diretta Google, la Stadia Connect. E infatti tutti quanti l'hanno dato per morta perché non hanno detto un cazzo praticamente, questi hanno semplicemente ribadito che Stadia rimane quello che è per ora. Hanno fatto vedere una lista di giochi vecchi praticamente o indie. Hanno fatto vedere che hanno messo PUBG gratuito per la versione pro, come è adesso Destiny. PUBG è ormai un gioco datato. Fatto due giochi, un'esclusiva temporanea tipo del mese di un gioco che poi uscirà pure su Switch. Ma Destiny già c'era dal Day One di Stadia? Destiny già c'era dal Day One, Destiny 2, già c'era dal Day One di Stadia. No, hanno inserito PUBG. Guarda, no, ma va benissimo. Guarda, come stream io ci ho giocato a Creed, la versione pro sul PC. Impressionante, perché se più io ho il portatile che sì, ha la scheda grafica integrata, ma non è da gaming, è da lavoro, è un MX 150 come scheda grafica. No, perciò non c'è giochi. Oh, ma ci ho giocato tipo a Creed e ha provato un po' dei giochi, impressionante. Però, allora, uno, vedi mettere un catalogo giochi serio. Ha messo 20, ieri ha ripresentato 20 tutti indie. Tu mi dici una cosa, Steam è di qua e di là, che puoi giocare con dappertutto, con qualunque dispositivo, bla 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 via, 10.7 teraflop di potenza. E poi mi dici metti indie che girano sul frullatore.
praticamente. Già non c'ha molto senso. I giochi, tu mi fai uscire giochi vecchi che praticamente a prezzo pieno, che ormai in giro li trovi a 10 euro, 15 euro. Dai, non sta nel cielo né in terra. E tipo ieri ha fatto vedere che usciranno 5 giochi Electronic Arts, pieno supporto Electronic Arts con l'uscita di 5 giochi. E mi fai Jedi Fallen Order, ha detto da autunno Jedi Fallen Order. Oh, ma Jedi Fallen Order è già uscito, che saranno 2 o 3 mesi, quant'è che è uscito Jedi Fallen Order? 2 o 3 mesi, è già, si trova a 15 euro in giro, 20 euro, ma tu me lo fai uscire autunno? Poi mi ha detto, per esempio, vedi, perché magari c'è scritto, ha detto FIFA, non ha specificato che FIFA, ha detto un FIFA generico, personalmente sarà FIFA 2021, magari per chi è il 90% dei giocatori che giocano solo a quello, che magari se devo spendere 500 euro per comprarmi PlayStation 5 per giocarmi a FIFA, a questo punto magari mi risparmio, gioco a FIFA tramite Stadia. Su quello c'ha pienamente senso, ma tu mi devi dare tutto il resto, tutte le altre cose che tu hai promesso all'inizio quando hai presentato. Non c'è un cazzo. Non c'è il family. Noi per esempio, io con Francesco e un altro, abbiamo il family su Stadia, però ancora non ci possiamo condividere i giochi, cosa che avevi promesso. Non c'è più, non c'è stata l'opzione per i streamer, cosa che aveva promesso. È morto lì. Infatti ieri, se tu vai adesso in giro su YouTube, che tutti quanti dichiarano la morte di Stadia. Almeno che tra un anno e mezzo si svegliano qualcosa di nuovo. Però si sa, Google non è nuova, non ha queste politiche. Fa vedere la presenza, se senta un prodotto figo, strafigo, tutto quanto, e poi l'abbandona, guarda Google Plus e via scorrendo. E niente, ci tua mori merda. Ma non te le esurca, fare roba. Long.
hang back. Oh, c'è quel cazzo.
counting on you to change Shinra. Cloud? Huh? You're Cloud, right? Holy shit! It's cool, bro. We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys heard you got smoked, but I told them it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'm gonna go get Kunzel. I'll be right back. Old buddy. You okay? Yeah. But you were just... I'm good. Let's keep moving. I trust the narrative is intact? Rock solid. The people have embraced the Wutai Avalanche conspiracy wholeheartedly. I've almost come to believe it myself. Wutai's response? So far, nothing. And if those cowards do react, all the better for us and our story. Very well. Then we shall stay the course. If I may, sir. There was one other matter. Oh? A message from our man Palmer. Damn it! Barret. Yeah, I know. We came here to save Aerith. That's our first priority. That's right. We only get one chance. Hojo should be at that board meeting, so that'll buy us some time. We need to plan this just right. Queste cose sono ascensori. No, non è un ascensore. Should be. What's the plan? Little bit of recon. Need to find a way to infiltrate that room. You'll hear the words coming out of your mouth. We just gotta find that bathroom so we can get into the air duct. Ask anyone here. They can point us in the right direction. No thanks. We can find it on our own. Non gli potevo. I don't recognize you. What department did you say you were from? Ragazzi, due.
All right, I'll wait out here. Huh? You can't hang out here. Tifa, it'd be better if you waited inside. Maybe, but this is... Oh, never mind. You're right. Oh, thank God. No one's in here. Love to show them what the ones down below look like. Come on. Let's just find that duct. Gotcha. Look, I'm... on guard duty. Right. So, can I go with you? Don't want to be here any longer than I have to. Yeah, sure. Just follow behind. Ma ha fatto vedere io, fanculo. Mi è passato una volta. I'm sure they're safe. But we live right by Sector 7, and I keep calling and calling, but I still can't get through. I heard that all the phone lines are down. It doesn't mean anything. You sure? Pretty sure. Depending on the board's decision, we may start two projects simultaneously, rebuilding the plate and the city. Members of the Urban Planning Division will likely take point on both. Director Twesty has ordered teams to come up with 3, 5, and 10-year plans. Each team needs to come up with a detailed proposal and schedule. We're going to have to put a lot of man hours into this, so we'll need to start ASAP. Does anyone have any questions at all? If not, then we'll wait for the director to return. Là c'era qualcosa pure là, perché prima non mi ci ha fatto girare, scusa? Che merda. Là non mi ci ha fatto girare. Quindi mi faccio buttare una macchia così, guarda un po'.
un cazzo. Ci tua. No. Oh. Is it? I'm telling you, I saw him with my own eyes sauntering down the corridor. We don't have time for this nonsense. He was as close to me as you are now. The shock of it made me spill my tea. Enough already. If there are intruders in the building, my men will deal with them. Mr. President, sir, I swear to you... Reeve. Sir, I have the damage assessment for Sector 7, and I'm afraid the figures are catastrophic. Spare us the doom and gloom. Was there anything else? Well, sir, I've also drafted a reconstruction plan for... Not with the Ancient in our custody once more. With respect, sir, I don't see how... Two words, Reeve. Neo Midgar. In their promised land, we will build a new Mako-powered metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the promised land even... Professor Hojo. The test results were within expectations. The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother, but for our purposes, she should more than suffice. So she can lead us to the promised land? Well, Mr. President, that remains to be seen. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armory is at your disposal, should you require anything. I had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. Proceed as you see fit. However, you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the Ancient reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess. So, what say you all? Hmm.
if there is nothing else. Mr. President! Meeting adjourned. Please, sir! Something stinks. Anything? The man in the lab coat. Head of R&D. We follow him. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. That's the plan. Walking the halls of this very building, who would have believed it? I wonder... were I to arrange a face-to-face? How I should like to meet their offspring. But that can wait. First, we must have answers. A simple psychoactive agent should suffice. Nothing likely to cause any long-term damage. Let's go. Right.
02. Questo cazzo instead. This one. This is definitely the one. Don't move. I ain't bluffing. What is this? A dozen bullets in your head, unless you open that door right now. You must be the ones who've been stirring up trouble lately. The eco-terrorists? If so, I can't imagine what business you have with me. The president's upstairs. Go on, shoot! Shut up. Keep walking. None of y'all better move a muscle. Do stop pushing. Unlike you, I am less accustomed to physical violence. You'll get used to it. What is it that you want? Our friend. She's in your lab. Really? Tell us where Aerith is. Oh, so she's your friend. Well, well, well.
that case, yes, that might do the trick. Mind speaking up some? It's nothing. Just imagining how she might react if I were to present to her your fresh corpses. Vabbè, sta roba. I promise you will regret this. Okay. Bellino. Questo è per mia ragazza, con tutti i tentacoli. Rieccheli, i freschi. My turn.
Mamma. Oddio, Cloud, che merda, mi piace, abbare. Ancora. Ma ha distrutto la barriera. You're out.
Che luce di culo. Un talismano. Amuleto Mogori. Un altro? Ma ti ne devo ammazzare mostri? Ancora. We're taking Aerith back. Oh, take her back, you say? Correct me if I am wrong, but did the girl not come here of her own free will? Or do you mean to tell me that she is your personal property? She only came here to save Marlene! I'm afraid you misunderstand. But I really can't be bothered to explain. This facility is home to extraordinary specimens that will change the world as we know it. Do try to be considerate. Suppressing! You won't get through! Let's see. Hey, boy. Don't overdo it. I got to take the lead. Your models got it wrong. Yes, an unknown variable, perhaps. Well, no matter. Reinforcements will soon arrive. But will they get here in time to save you from me? Why are you a soldier? Yeah. Was mistaken.
my boy, you weren't a soldier. What? Oh, what is this fascinating phenomenon? What's happening? Where are you taking me? What are those things up to this time? Cloud! Barret. Got it. Stand back. You came for me. Yep. You good? I'm great. Ma che cos'è andato sta roba? Altre cose ne è. Thanks for saving mommy. I owe you one. Save it for later. Ah, un combattito con lei. Vediamo questa che dice, va. E frida. Venga. Il turno tuo. Tozzo. Vai. Oh! Tira su Barak. Oddio, chiusa di magia. Non ho mai provato. Mannaggia la madalandri. Ok. E vaffanculo. Sì, questo frocio di merda. Guardi male. A friend.
So what the hell is it? A fascinating question. Did it just talk? You asked what it is. I am that which you see before you. Nothing more. I'd appreciate it if we simply left it at that. Agreed. Thirteen? Red 13. The designation given to me by Hojo. Then you must have another name. What is it? Got away. So, we're gonna go get the son of a bitch. You know, Reno, I think you might be due for some R&R. Nah, I'm good. What are we going to do about Sector 7? We are going to do nothing. Been thinking. Was all that necessary? Had we refused, someone else would have completed the task. We have spared that someone the burden of a guilty conscience. Perhaps that will ease yours. Yeah, no. Let's try another tack then. They were a sacrifice to balance the scales. Say what? After everything we'd taken from the planet, we were due to give something back. Do you actually believe that? Does it matter? Yes. Understood. The VP needs us. Goodness, you're awake. You okay? Yeah. Where are we?
where I lived when I was still a child. Are you okay? Maybe you should rest a little longer.
I don't want you to push yourself. We're all worried. My mom and I stayed here years ago when I was just a little girl. The room looks exactly the same. Are you okay? Maybe you should rest a little longer. Beautiful. Every morning, they'd come and take my mom away. I remember crying here alone. Aerith. Before we break out of here, talk to us. There's so much we don't know. I'm a descendant of the ancients. That's pretty much it, really. Oh, but just so you know, that's not their actual name. They called themselves the Setra. We who were born of the planet, with her we speak, her flesh we shake. Unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. You know it. Yeah, well. Honestly, I thought that part was just a fairy tale. Shinra thinks it's true. They've been searching for the Promised Land for a long time. And they must think you can lead them to it. Can you? Nope. Someday, maybe, I'll find it in me. But now, not even if I wanted to. Even if you could, that land belongs to the... to you and your people. Shinra's after it because they believe it's rich in Mako. Mako they've got no right to claim. But they'll try to take it anyway, won't they? Greedy bastards will never stop. Okay, new plan. Y'all take Aerith and get the hell out of here. Me, I'm gonna go bust some Shinra heads. Barret. Wait. You can't do that. Oh, great. These assholes again. Probably some Shinra science experiment. Whispers. Perhaps best described as arbiters of fate. They are drawn to those who attempt to alter destiny's course and ensure they do not. Like capital D, Destiny? The flow of the great river that is the planet, from inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes, for it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these whispers will try to keep us on that course? Now wait just a damn minute. How in the hell can you possibly know any of that? Spouting that cryptic stuff, which could all be bullshit. Ain't you a Shinra lab rat or dog? I'm not a rat dog. When Aerith reached out to me, I found this knowledge of the whispers. Listen to me. Please. Aerith! The Shinra Electric Power Company isn't the real enemy.
It started with them, sure. But I promise you, there's a much bigger threat. I just want to do everything in my power to help. All of you. And the planet. Aerith, what are you not telling us? I'm lost in a maze, and every step is taking me further from the path. Every time the whispers touch me, I lose something, a part of myself. All of them, the yellow flowers. It's okay. We'll find a way out together. Okay. Weird. C'è una piccola pausa.